calcio, del calciomercato, della preparazione delle squadre, in particolare del Pescara, ormai alla stagione imminente. Le ultime dal nostro Massimo Profeta in studio. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Misura d'Ascolto. Carmine, allora intanto partiamo dall'ufficialità. La Lega ha diramato le date e gli orari, ha stabilito date e orari del campionato di Serie C. Dalla prima alla settima giornata abbiamo anche realizzato appunto un articolo, lo state leggendo proprio in questo momento sul nostro sito www.rete8.it. Nelle prime sette giornate il Pescara giocherà sempre alle 20:45, questo è un dato di fatto. Esordirà il 23 agosto contro la Ternana, dunque 23 agosto, venerdì 23 agosto alle 20:45 sul campo della Ternana. Subito tre ex, Aloy, Capuano, ma anche il DS, il neo DS della Ternana, Carlo Mammarella, che insomma non ha bisogno di presentazioni, anche esordito col Pescara, vice campione con la formazione Primavera nel 2001, allenata da Cetto Di Masce, poi ha fatto insomma la carriera che conosciamo sia nel Lanciano che nella stessa Ternana prima di appendere gli scarpini al chiodo. Giocherà per ben tre volte di lunedì in queste prime sette giornate il Pescara, vale a dire lunedì 16 settembre Pescara Pianese sempre alle 20:45, poi Pescara Perugia lunedì 23 settembre, Pescara Carpi lunedì 30 settembre. La prima partita in casa dopo l'esordio del Libero Liberati di Terni venerdì 23 agosto alle 20:45, Pescara Torres domenica 1 settembre alle 20:45. Intanto per il mercato? Il mercato bisogna accelerare i tempi, insomma, lo diciamo con forza, con convinzione, perché la stagione Pescara è partita in netto ritardo. Soltanto due settimane fa è stato presentato il neotecnico Silvio Baldini. Ebbene, insomma, in questa settimana intanto dovrebbe arrivare, usiamo sempre il condizionale, quanto mai di rigore, Mats Lemmens, il belga, terzino destro, anche perché manca in questo momento un terzino destro. Pierno è stato ceduto al Campobasso. Ebbene, c'è l'accordo totale con il club salentino. Tra domani e dopodomani dovrebbe raggiungere, dovrebbe aggregarsi ai nuovi compagni di squadra. È un classe 2002 che lo scorso anno ha fatto un'esperienza in B nel Lecco, 18 presenze e un gol. Si parla anche di Samuele Damiani. Ormai da diverse settimane io ho sentito Morgan De Santis, che è il neo DS del Palermo. Damiani è di proprietà del Palermo, mi ha detto testualmente: ci siamo col Pescara, abbiamo trovato l'accordo, ora la decisione passa al giocatore, il giocatore dovrà decidere il progetto che lo convincerà di più, perché ha tante richieste in Serie C. Ma mercoledì ci sarà il suo agente, l'agente di Samuele Damiani a Pescara, per parlare con il presidente Sebastiani e probabilmente per parlare quindi di contratto e quindi di soldi. Nel frattempo si continua a sudare con questo caldo, a preparare la stagione. Il primo appuntamento ufficiale, lo ricordiamo, è quello di Coppa Italia, ma ricordiamo anche quello che giovedì seguiremo in diretta proprio su Rete 8. Sì, perché mercoledì terminerà il ritiro a Palena, la squadra si allenerà al mattino e poi torneranno i giocatori a Pescara. Giovedì invece ci sarà, giovedì pomeriggio alle 17:30, la seconda uscita stagionale del Pescara contro la Renato Curi Angolana al comunale Ughetto di Febo di Silvi Marina, inizio ore 17:30, l'Angolana team di eccellenza, diretta su Rete 8.